Ciao amiche, ciao amici, bentornati sul mio canale. Oggi abbiamo un video un po' chiacchiericcio che ho copiato da un video di Matteo Fumagalli che vi lascio in descrizione. Tutti noi abbiamo delle lacune, chiaramente poi i lettori compulsivi hanno l'abitudine, quasi tutti come me, di comprare tantissimi libri perché magari sono incuriositi e poi non riescono a leggerli tutti e rimangono in casa per anni. Io ho dei libri che sono 20-25 anni che sono in casa, non li ho ancora letti, ne ho tantissimi. Oggi vediamo qualche video, qualche libro che dovrei leggere prima o poi. Se voi lo avete letto, mi piacerebbe conoscere la vostra opinione in descrizione. Così parliamo un po' di questo, magari mi date qualche consiglio, mi farebbe piacere. Il primo autore di cui vi parlo oggi è Mikhail Bulgakov, di cui non ho letto. Questo è tutto il teatro. La Guardia Bianca, Il Maestro e Margherita, famosissimo libro di cui ho sentito parlare ampiamente. Io purtroppo ce l'ho in casa, ancora non l'ho letto. Ho letto di questo autore Appunti di un giovane medico, che vi consiglio caldamente, Le uova fatali e Cuore di cane. Tutti i libri che vi consiglio. Appunti di un giovane medico parla delle sue vicissitudini. Per chi non lo sapesse, Bulgakov era un medico prima di tutto. All'epoca si usava, quando venivano laureati in Russia, lui è nato a Kiev, è morto a Mosca, è un autore russo perché all'epoca l'Ucraina faceva parte dell'impero sovietico. Quindi si considera russo a tutti gli effetti. Comunque, quando si è laureato, per fare pratica da giovane medico, l'hanno mandato in un avamposto in Siberia a curare dei casi dove all'epoca si andava dal medico solo per i casi disperati, quindi per l'amputazione di un arto, per un caso di difterite, per un parto difficile. Non si andava dal medico per le cose da poco come oggi, per un raffreddore. Quindi lui si è ritrovato come giovane medico appena laureato, con scarsissima esperienza, da solo in un avamposto in Siberia a curare delle persone, tra l'altro persone abbastanza poco istruite, ignoranti, che cercavano di curarsi con dei metodi a dir poco fantasiosi. E con il suo umorismo, con il suo spirito, racconta queste avventure dei suoi primi tempi di medicina. Poi Bulgakov ha abbandonato a un certo punto gli studi, il lavoro di medico, e si è messo definitivamente a scrivere, più che altro come autore di teatro. Però, siccome i libri che scriveva lui erano molto contro il regime, molto ironico, molto critico verso il regime russo, ha avuto parecchi problemi durante la sua carriera, perché tanti dei suoi libri non sono stati pubblicati, sono stati pubblicati molti anni dopo. Vi invito a leggerli tutti. Cuore di cane, Le uova fatali, anche questi libri parlano sono dei libri umoristici che parlano della stupidità della burocrazia, dei capi che decidevano senza sapere cosa stessero facendo, perché di scienza non se ne intendevano, erano solo dei burocrati, diciamo. L'altro libro di cui vi parlo oggi è La vita dei Cesari di Svetonio, questo libro, uno dei libri più famosi dell'antica Roma, che ci racconta la vita dei Cesari fino alle dinastie Giulio, Claudia e Flavia, raccontandoci tutte le vite di degli imperatori dell'epoca, almeno finché è vissuto Svetonio. Un libro famosissimo, mi hanno detto scritto benissimo, con ottime critiche, tradotto in tantissime lingue, che io, come molti altri, ho comprato e poi non ho ancora letto. Un altro libro di genere assolutamente diverso, è un libro un po' datato, è Antologia di Spoon River di Lee Masters, questo libro bellissimo. Io qui ho la versione in italiano e in inglese. Questo libro non è un romanzo, è un'antologia, come dice il titolo, dove praticamente si immagina che in un cimitero le anime dei defunti riprendano vita e ci raccontino le loro vicissitudini di quando erano vivi, in pratica, in brevi storie, brevi racconti di tutti questi personaggi che si animano e parlano un po' di sé, insomma. Un libro bellissimo che ha vinto tanti premi,
io purtroppo ancora non ho letto, ce l'ho qui. Se l'avete letto, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. Un altro libro che mi hanno regalato anni fa è questo, molto più moderno, più contemporaneo, Mille splendidi soli e Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini. Sono due libri che io vorrei leggere, ancora purtroppo non ho letto. È un libro che tramite le vite dei protagonisti ci racconta la storia dell'Afghanistan moderno, che ha ricevuto tantissimi premi, dicono molto bello, uno dei tanti che vorrei leggere prima o poi. Gli altri libri sono libri di Italo Svevo, di cui io ho letto La coscienza di Zeno, famosissimo, e novelle, una serie di racconti brevi, due libri molto belli che vi consiglio. E non ho letto ancora Senilità e una vita. Due altri libri che sono ancora incartati, come potete vedere. Romanzi, di questo grandissimo autore. La coscienza di Zeno, come dice il titolo, parla di questo personaggio che si fa un esame di coscienza durante il libro e analizza un po' la propria vita, diciamo. Un altro autore che io conosco appena è Mark Twain. Io ho letto Il diario di Eva, questo bellissimo libricino, breve, adatto a tutti, adatto anche per i ragazzi, molto commovente. C'era già un video qui sul canale, avevo fatto all'inizio del canale. Tra l'altro, tempo fa io ho fatto la biografia di Mark Twain, facendo tutte le mie ricerche mi sono resa conto di quante cose non ho letto di questo autore. Io non ho letto quasi niente. Mi piacerebbe molto scoprirlo. I famosissimi libri tipo Huckleberry Finn, Tom Sawyer e anche tutti gli altri. Mark Twain è stato un grandissimo autore, uno dei più famosi americani, di cui io non ho letto praticamente nulla. Mi piacerebbe scoprirlo. Se lo conoscete, mi piacerebbe conoscere il vostro parere. Un altro autore di cui io non ho letto assolutamente nulla è Dashiell Hammett, un autore di genere hardboiled, che tra l'altro è un genere che io amo molto, e purtroppo non ho letto ancora niente di questo autore, d'altronde non si può leggere tutto. Un altro di cui ho già detto che volevo leggere e anche fare dei video è Wilbur Smith, un autore sudafricano mancato da poco purtroppo. Io ho diversi libri in casa. Il figlio del Nilo, il settimo papiro, il dio del fiume, eccetera. Wilbur Smith è un autore che scrive libri ambientati in Sudafrica, sia storie familiari, epiche, romanzoni familiari, sia romanzi storici ambientati nell'antico Egitto, che tra l'altro è un genere che io amo molto e vorrei provare a scoprire questo autore. Come vedete, ne ho tanti da leggere e non si riesce a fare tutto. Un altro autore che io conosco poco è Kafka, famosissimo La Metamorfosi. Questo libro, La Metamorfosi e altri racconti, sono gli unici racconti che ha pubblicato lui, che ha dato alle stampe. Kafka, non si sa perché, non voleva che i suoi romanzi venissero pubblicati. I suoi scritti lo aveva lasciato detto a un amico che dopo la sua morte venisse distrutto tutto, che non venissero pubblicati. Fortunatamente questo amico non l'ha fatto e qualcosa si è salvato, quindi il processo, il castello, America, frammenti incompleti, romanzi incompiuti, eccetera, sono stati salvati. Ma questi sono dei romanzi che lui non ha pubblicato in vita, sono postumi. Aforismi e frammenti, questa è una serie di cose brevi. Purtroppo si è salvato molto poco della sua opera, lui aveva scritto molto di più. E poi non si sa perché ha deciso di distruggere tutto. Se conoscete Kafka, mi piacerebbe conoscere la vostra opinione. E poi, appena lo leggerò, vi farò una recensione anche su questo e sugli altri libri. Consigliatemi voi cosa leggere per primo, allora. Aspetto le vostre risposte. Se il video vi è piaciuto, mettetemi un bel like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. A presto, al prossimo video. Ciao.